Sì, oggi siamo arrivati in maneggio, è molto presto, sono praticamente le 5 e mezza del mattino perché dobbiamo pulire e sellare i cavalli, cioè loro due, ovvero lui si chiama Demon e lui si chiama Klaus, perché abbiamo una gara nelle mattinate verso le 11 e 11 e mezza, abbiamo questa gara, quindi noi siamo venuti molto prima perché dobbiamo prendere il van, dobbiamo spostarci. Li dobbiamo sellare, li dobbiamo pulire e tutte cose. Questi qui sono già sellati, questi cavalli qui sono già sellati perché la ragazza adesso, mentre noi non ci siamo, gli farà fare un piccolo allenamento, li muoverà un po'. E adesso, però, senza continuare a chiacchierare, ci mettiamo con i cavalli. Io rimango qui in box, lui preferisce pulirlo lì. E incominciamo a pulire i cavalli. Allora, innanzitutto io incomincio mettendo un po' di districante sulla criniera. Tra l'altro questo ha anche i brillantini, così almeno è anche un po' più carino per il concorso. Quindi adesso incomincio a spazzare tutta la criniera e naturalmente anche la coda. E rimetto un altro po' di districante per fargli la coda molto molto liscia. Poi prendo la brusca e incomincio a passargliela facendo dei movimenti circolari e poi passo. Oddio, questa è la striglia di gomma, questa è la brusca. E la brusca la uso per levare tutta la polvere che ho sollevato con la striglia. E la passo un po' così. Poi adesso la rifaccio qui e prendo quest'altra brusca con le setole un po' più morbide da usare sulle gambe, che è la parte un po' più delicata, e sul faccino, che sono le parti un po' più delicate. Adesso faccio gli zoccoli molto semplicemente, lui non li ha mai molto sporchi. Riposo tutto qua dentro, anche questo, ci metto un po' di antimosche. Perché lui letteralmente non tollera le mosche, quindi ci metto un po' di antimosche, un bel po', soprattutto nelle gambe, così magari evitiamo che mi sgroppa. Io amore, ho finito, quindi adesso puoi incominciare tu perché hai tutti i prodotti. Ok, io invece il mio cavallo, lei inizia diciamo dalla criniera, io inizio dai piedi. Secondo me non c'è un ordine preciso per pulire i cavalli, cioè li facciamo totalmente a caso, l'importante è pulirli, poi l'ordine non credo sia immancabile. Allora, detto questo, prendo il nettapiedi e incomincio a fare gli zoccoli. Così, perfetto. Poi prendo la striglia di gomma e gliela passo un po' in tutto il corpo. Ok, questa anche nelle gambe perché appunto essendo di gomma è abbastanza delicata, non gli dà fastidio. Poi prendo la brusca a setole un po' più dure e la passo qui sul corpo, evitando le parti più delicate come le zampe e la faccia. E poi prendo questa qui a setole un po' più morbide per le gambe e per la faccia. Infine metto un po' di districante anch'io sulla coda e la criniera, così, e gli spazzolo per bene sia la coda che la criniera. Ecco qua. Dopodiché gli metto l'antimosche perché anche lui non sopporta molto le mosche. Glielo metto, perfetto. E adesso riposo tutto qui. E possiamo incominciare a sellarli. Allora, io il mio cavallo lo sello con questa sella e questo sottosella, che quello sottosella è praticamente abbinato alla sua criniera, sono molto molto simili. E come testiera uso questa qui. Qui adesso mi metto prima la testiera e poi la sella col sottopancia. Ecco qui.
Io invece il mio cavallo lo sello con questa sella che secondo me è super bella e spezza un sacco, e questa testiera bianca che secondo me si abbina un po' al sottosella che è azzurrino molto chiaro. Adesso che siamo pronti, i cavalli sono pronti, ci vestiamo noi. Allora, io per andare in gara uso questo completo, mentre io per andare a casa, per andare in gara uso questo qui completo con gli stivali marroni che si abbinano alla sella, dato che è marrone, al sottosella e tutto quanto. Io come casco uso questo qui, che ha sempre queste parti qui un po' marroni e brillantini un po' sul dorato e si abbinano quindi. Io invece uso questo che è praticamente dello stesso azzurro del sottosella. Sì, ci piace abbinare le cose. Detto questo, adesso prendiamo i cavalli e li portiamo nel vanno. Ok, loro si mettono qui sul vanno. Noi adesso ci mettiamo alla guida e ci vediamo appena arriviamo nel posto. Ragazzi, noi siamo arrivati, adesso scendiamo i cavalli dal van. Siamo in orario perfetto, ci siamo arrivati proprio per un pelo. Infatti adesso già ci mettiamo in sella perché stanno incominciando a spiegare il percorso. Ciao. Ciao. Ma dove li avete trovati questi cavalli? Alla discarica? Puh. Io e il mio cavallo vinceremo sicuramente. Non avete speranze con noi. Va bene, ok, vedremo. Allora, ragazzi, i posti nel podio sono naturalmente tre. Voi siete quattro, per cui il quarto classificato non avrà nessun premio. Né coccarda, né coppa, né niente. Mentre il primo classificato vincerà una coccarda, una coppa d'oro e un cavallo. Il cavallo in questione è questo. Vieni bello, dai. Andiamo. Eccolo qui. Wow, ma è bellissimo. È ancora un puledrino. Ha 7 anni, quindi non è proprio un puledrino, però è ancora giovane. Ha bisogno ancora di essere, come si dice, addestrato per i salti, eccetera, eccetera, però è davvero molto bravo e carino. Adesso puoi riportarlo lì. Ok, vieni piccolo. Stai buono qui, eh? Io rimango qua con te. Detto questo, adesso vi spiego il percorso. Allora, entrate, fate questo salto marrone, questo qui grigio, poi proseguite qui, fate questo giallo, questo rosso, fate qui un giro largo e venite su questo. E poi avete finito. Quindi ripetiamo, questo, giro lungo questo. Poi da qui uscite. Molto semplice. Primo incomincia Marcus sul suo cavallo scheggia. Levatevi perdenti. Prego. Scheggia, ma come ti viene in mente di fare barriera sull'ultimo salto? Marcus e Scheggia fanno 4 penalità, ovvero una barriera nell'ultimo salto. Oh mio Dio! Un attimo che sistemo qui il campo. Perfetto. Adesso va Lucas su Nuvola. Tocca una barriera ma non la fa cadere e fa qualche penalità nel tempo.
Adesso va Ellie in sella a Demon. Augurami buona fortuna. Dai, Demon, io credo in te. Percorso netto, perfetto, senza penalità e con un tempo davvero molto molto buono. Chi è che aveva il cavallo da discarica, scusa? Sta zitta. E per ultimo va Edward in sella a Klaus. Dai, Klaus. Anche lui percorso netto, un secondo indietro rispetto a Ellie e Devon. Quindi chi è che aveva i cavalli da discarica? L'unico che ha fatto penalità qui mi sembri tu. Sta zitto che ti hai fatto toccato e hai fatto penalità nel tempo. Ma almeno il mio cavallo non ha fatto cadere una barriera sull'ultimo salto. Ragazzi, per favore, basta. Tanto arriverò lo stesso prima. Ma ok, va bene. Allora, adesso portiamo le coppe. Eccoci qui. Allora, mettete i vostri cavalli qui tutti da parte, schierati, che adesso c'è la premiazione. Ragazzi, non davanti ai posti, metteteli più in là. Oh, giusto, ci scusi. Ma cosa fai? Ti sei buttato? Ma cosa sta succedendo? Perché Schegge è partito così veloce? Ma... oh... Schegge, io dopo di questa ti vendo. Ma sei serio? Sì, sono serio, qualche problema? Io sono scioccata. Al terzo posto si posiziona Lucas con Nuvola. Prego. Ecco qui a te. Al secondo posto con la coppa d'argento si posiziona Edward in sella a Klaus. Grazie mille. Tieni. Al primo posto invece, ovviamente io, no, si posiziona Ellie in sella a Demon e vince una coccarda, una coppa d'oro e un bellissimo puledrino di nome Mr. B. Ma veramente, cioè, ci sarà credo qualche errore. No, no, tesoro, questa è la tua coppa, questa è la coccarda del tuo bellissimo cavallo. Ed ecco qui. Tu non hai vinto niente, sia per la tua, per il tuo essere arrogante e sia per il fatto che hai sbagliato. Io non tornerò mai più qui. Detto questo, adesso ragazzi la gara è conclusa, potete tornare nei vostri maneggi e sistemare i cavalli e tu ad addestrare lui. Sicuramente mi darà una mano anche lui e la ragazza che lavora nel mio maneggio. Hai un maneggio privato? Sì, ho un maneggio tutto mio, lui è mio marito e questi cavalli sono nostri. In maneggio ne abbiamo altri 3 più 2. Abbiamo altri 5 cavalli, se non erro, forse sono 4 o 6, non mi ricordo. Comunque sono 2 di una ragazza e 3 nostri, quindi sì, sono esattamente 5. Ah, interessante. 5 sono i cavalli che non sono qui, poi ci sono loro 2. Quindi sono 5 più 2 sono 7, adesso sono 8. Non saprò dove metterli assolutamente, però gli troveremo lo spazio. E tutti questi cavalli di chi sono?
Allora, sono due pony delle due mie figlie. Poi sono un cavallo che è tutto bianco, che è nostro, mio e di mio marito. Poi ci sono due cavalli che sono di una ragazza che ci aiuta lì a sistemare i cavalli, a lavorare, eccetera, eccetera. E poi sono loro due che sono lui mio e lui di mio marito. E adesso c'è il nuovo Mr. B, quindi praticamente saranno 8. Wow. Eh già, va bene, voi se avete problemi a tenerlo potete chiamarmi e lo riprendo, ma sicuramente siete molto bravi, troverete il modo come tenerlo. Sì, non c'è alcun problema. Adesso torniamo a casa e lo incomincerò già a lavorare da oggi. Molto bene. Arrivederci. Arrivederci. Scendi dal nostro van. Pensavo che era il mio. Pensi male. Sali, piccolino. Ok, ci vediamo in maneggio e incominciamo a lavorare il piccolo Mr. B, o come si chiama. Mr. B è un attimo lì nel van. Noi adesso sistemiamo un attimo le coppe, le coccarde. Qui dove noi mettiamo tutti i nostri premi, ecco. Qui c'è un'altra coccarda, qui c'è un'altra coppa e qui c'è un'altra coppa, anche se potremmo fare un po' più di spazio magari qui, così. Direi perfetto per il momento. Ok, adesso scendiamo, posiamo i caschi, distendiamo i cavalli. Ok, perfetto. Loro rientrano nel box da soli perché sono molto educati. Adesso dovremmo trovare una sella che va bene a Mr. B. Allora, i tuoi cavalli sono già sellati, ok, questi anche, quindi adesso dobbiamo trovare una sella per Mr. B. Io a Mr. B, essendo che ancora è un cavallino con poca esperienza e non voglio mettergli nulla di particolare, direi di affiancargli questa sella, molto semplice. E magari... sono indecisa tra queste tre. Direi che questa si abbina meglio. Quindi adesso, amore, portamelo che lo selliamo un attimino. Un nuovo cavallo? Eh già, l'abbiamo vinto oggi. Ciao tesoro. Allora, vediamo come ti stanno. Sei davvero bellissimo. Laura, tu hai lavorato i cavalli oggi? Sì, li ho lavorati. Come sono andati? Molto bene, i due piccolini sono davvero molto bravi. Gli ho fatto anche fare dei piccoli cavalletti. Il cavallo bianco, quello lì, è andato anche molto bene. I miei due anche abbastanza bene. E nulla, questo. Ok, la gara a voi com'è andata? Io sono arrivata prima, mio marito è arrivato secondo e abbiamo vinto un cavallo più una coccarda e più due coppe. Interessante. Eh già. Allora, amore, chi lo monta? Lo monto io. Allora, mi aiuto con la frusta, magari se ne ha bisogno. Adesso vediamo come mi trovo. Amore, al galoppo ci sta. Sì, adesso proverò a fargli fare un cavalletto, quindi questo per ora levalo. Per ora. Ok, allora se davanti il salto gli dai un colpetto di frusta, proprio molto leggero leggero, lui salta.
Molto bene, proviamo da questo lato. Ok, va bene. Aggiungi questo, adesso vediamo se salta anche questi qui. Ma è bravissimo. Eh già. Mi piace davvero un sacco, proverei anche ad aggiungere un'altra barriera, ma sinceramente non voglio stressarlo troppo. Non credo che lo stressi, anche perché non ha mai lavorato. Quindi proviamoci. Tu dici? Sì, vai tranquillo, è molto bravo. Io al massimo mi metto qua così non te lo scarto. Ok. Wow, non me l'aspettavo proprio. Oddio, che saltone. Vabbè, l'amore, secondo me si sta un po' agitando. Comunque è stato davvero bravissimo. Sì, concordo, è davvero molto molto bravo, mi piace un sacco. Possiamo benissimo distellarlo. Vi passo un attimino qui, un po' di striglia, la brusca. Ok, e lo metto in box. Lo metto in box con l'oro. Quindi tu, Nanetto, ti fai un po' più indietro e tu ti metti qua. Perfetto. Allora, possiamo fare che loro due, che sono i più grandi, si mettono lì dietro. Lì dietro, bene. E i due nani si mettono qui. Perfetto. Amore, guarda, li ho sistemati bene qui. Adesso però dovremmo distellarli. Sì. Ok, li distelliamo per bene. Questo qui. Questo qui. Questa testiera la mettiamo qui. E queste due. Anche. Ecco fatto, i nostri cavalli sono tutti distellati e abbiamo tutte le cose ai nostri cavalli qui. Io però metterei queste così. Ok, perfetto. Adesso troveremo lo spazio anche per la tua attrezzatura, non preoccuparti. Allora, la tua attrezzatura la potremmo mettere qui negli armadietti. Ad esempio. Così. Qui mettiamo la sella e qui mettiamo questo. E qui mettiamo questo, ma sempre se non si può agganciare qui. No, ok. Qui mettiamo la testiera e qui mettiamo la sella. Perfetto, la sua attrezzatura è negli armadietti. Adesso sistemiamo anche qui il box con la cacca. Perfetto, ok, ecco fatto. E adesso gli diamo un po' di mangiare a tutti quanti. Mettiamo un po' di pappa qui a loro. Loro sono due, quindi due di questi credo che gli bastano. No, tre di quelli gli bastano. Poi loro sono quattro, quindi qui dobbiamo abbondare. Perfetto, uno, due. Va bene, così sono quattro. Io gliene metterei altri due. Così se hanno fame possono mangiare. A loro due, dato che oggi hanno fatto la gara, mettiamo direttamente un bel po' di fieno, così loro mangiano. E oltre al fieno, dato che appunto, ripeto, hanno fatto la gara, quindi sono stanchi e se lo meritano, gli metto anche due carote qui e un po' di questo. Ecco fatto. Perfetto.
Adesso sistemo qui il tutto. Questo metto qua. Va bene. Questo lo metto qui. Perfetto. Detto fatto. Adesso questa coccarda qua non mi piace. La vado ad appendere qui. Quando poi noi torniamo praticamente dalle gare, eccetera, ci occupiamo, no, dalle gare, quando noi poi non abbiamo niente da fare, ci occupiamo di sistemare il maneggio, o almeno io me ne occupo perché mi piace vedere il mio maneggio bello in ordine. Questo qui non serve a niente, quindi lo mettiamo qui dove ci sono tutti gli attrezzi. Oddio, qua. Perfetto, insieme anche alla scopa. Ecco fatto. Il van lo chiudiamo. È perfetto, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e adesso noi vi salutiamo a tutti quanti. Ciao! Ciao a tutti!